Siamo venuti al vivaio Aglietti a Firenze a trovare Ippo, il primo esemplare di zonchi in Italia, un incrocio tra una zebra maschio e una ciuchina. Cosa mangia? Di cosa è ghiotto Ippo? Allora, Ippo è ghiotto di carote, ne mangia abbastanza, nonostante piccolino, però quei chilo ne mangia tranquillamente, e ancora il latte, perché non è da svezzare, ma prende il latte della mamma. È molto affettuoso con me, vorrebbe che io gli fossi sempre lì a grattargli la testa, ed è molto socievole. Insomma, un bambinone, via ancora. Questo è ancora un cucciolone grosso, però le nonno juventino. Ci vuoi raccontare com'è andata quella sera che ti sei intrufolato in modo furtivo? Ippo è nato da una storia d'amore davvero particolare, quella fra Martin, lo zebro, e Giada, la ciuchina innamorata. Nulla, la zebra era nel suo recinto, e ha scavalcato la stecconata e è andata a aprire con il muso, è andata ad aprire il cancello e si è mescolata insieme a queste quattro ciuche. Di cui una era nel periodo buono. Il veterinario è avvenuto, dice: guarda Massimo, sta tranquillo, non c'è pericolo di nulla. I cromosomi sono differenti, eravamo sicuri, sicché non nulla. Così sicuri, e dopo è venuto fuori questo serpente, perché io lo chiamo serpente. Ma al vivaio Aglietti non ci sono solo Ippo e famiglia. Il signor Massimo dà rifugio ad animali sequestrati dalle forze dell'ordine, abbandonati o maltrattati. Potrete quindi trovarci cammelli, renne, caprette, mu, per dirne solo alcuni. Non è uno zoo, ma è un parco animale. Vengono sequestrati quando ci sono condizioni, sì, in cui vengono maltrattati. Purtroppo se vengono maltrattati poi... Bella, 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 bella